Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Oggi parliamo di uno dei modelli più importanti di casa Waterman, la CF. La produzione di questa penna è iniziata nel 1954 ed è continuata fino agli anni 80. È stata la prima penna stilografica ad essere progettata e prodotta in Francia, quando, a causa della crisi finanziaria e la conseguente messa in liquidazione, questo marchio è sopravvissuto grazie a Jules Fagard, il distributore francese che produceva le penne nei propri stabilimenti su licenza. Il modello CF, dotato di un pennino in oro a 18 carati, è stato anche il primo modello della casa a poter essere utilizzato con le cartucce in plastica usa e getta. Il nome del modello è formato dalle iniziali delle parole cartridge filler, in quanto la penna è dotata di un converter in metallo removibile e può essere utilizzata solo con le cartucce proprietarie Waterman corte, in quanto la lunghezza del fusto non consente l'utilizzo delle cartucce lunghe. Quindi vediamo questa meravigliosa penna stilografica, che presenta al suo interno il suo converter originale, che ovviamente è removibile. Quindi Waterman CF, che vuol dire ovviamente cartridge filler. Bene, come sempre partiamo dalle misure. La lunghezza chiusa è di 135 mm. La lunghezza solo fusto è di 122 mm. La lunghezza con cappuccio calzato è di 151 mm. Il diametro del fusto è di 10,5 mm, quindi un fusto abbastanza sottile. Il peso solo fusto, ovviamente con il converter inserito, è di 19 grammi, mentre il peso totale, sempre con il converter inserito, sale a 26 grammi e mezzo. Passiamo adesso alla prova di scrittura. Il pennino presenta una certa flessibilità, d'altra parte è un pennino in oro a 18 carati. Vediamo come si comporta con la scrittura rovesciata. Direi abbastanza bene. Inchiostro al giusto. Proseguiamo adesso la prova di scrittura con un brano tratto dal Cavaliere inesistente di Italo Calvino. È l'inizio del primo capitolo. Allora, Italo Calvino. Il Cavaliere inesistente. Allora, sotto le rosse mura di Parigi. Era schierato l'esercito di Francia.
Carlo Magno. Doveva passare in rivista I Paladini. Già da più di 3 ore erano lì, già da più di 3 ore. Erano lì, faceva caldo, era un pomeriggio di prima estate, un po' coperto. Nuvoloso. Nelle armature. Si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. In pentole tenute a fuoco lento. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. La penna è notevole, per essere una signora di 70 anni scrive ancora decisamente bene. Per questa prova è stata ovviamente caricata con un Waterman Intense Black e devo dire che nello scorrimento presenta del feedback, questo sì. Io poi sapete che prediligo i pennini, diciamo così, più burrosi. Diciamo che questa presenta un certo feedback. Non è un feedback eccessivo, però un pochino c'è. Quindi direi che comunque, a parte quello, è veramente una sempre un'ottima penna stilografica, quindi ovviamente promossa al 110%, anche perché trovare un esemplare del genere che funziona ancora in questo modo dopo 70 anni veramente vuole dire una qualità non indifferente. Bene, per quanto riguarda le conclusioni, voglio fare una cosa che non è mia abitudine fare, voglio fare una dedica di questo video. Io non so, come vi ho detto, non sono abituato a dedicare, però questo video lo voglio dedicare all'amico Gabriele, che so è un grandissimo appassionato di penne Waterman, e sono sicuro che vedrà con molto piacere questo esemplare storico della sua casa prediletta. Bene, cari amici, con questo è tutto. Come sempre, troverete l'ingrandimento della prova di scrittura in coda al video e se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a scrivere un commento ed ad iscrivervi al canale attivando la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.